Ed eccoli qua i famosi pizzoccheri. Ciao ragazzi, oggi mi trovo al Green Rose e voglio farvi vedere come si fanno i veri pizzoccheri valtellinesi 100% grano saraceno. Sta mettendo 250 g di farina di grano saraceno, adesso mette 160 ml di acqua di sorgente di montagna e giusto un pizzico di pepe fresco. Stiamo facendo i pizzoccheri 100% saracino. Roba introvabile. Introvabile, veramente. Perché li trovate tutti mischiati. Il nome pizzoccheri deriva da pezzetto. Da pezzetto. Ecco perché le taglio pezzetti. Primo, perché comunque ti si rompono in pentola. Sì. Secondo è perché se le lasciamo lunghe e le mettiamo in pentola c'è il rischio che fa la palla e non si stacca in più. Calcolate che a testa esce 500 grammi in totale. Una volta che viene finita. Il nostro piatto è 500 grammi. Ma questa è la farina? Quella è la famosa farina saraceno senza il nero. Che così riesci a legarla. Nella tradizione del Nord Valtellina, dove i campi di grano saraceno non c'erano, si faceva 100 e 100, 100 acqua e 100 farina. L'impasto rimaneva molle, quindi non si riusciva a stenderlo. Non riuscendo a stenderlo, si andava sopra la pentola e col cucchiaio si faceva, lo chiamano i pizzoccheri al cucchiaio. Al cucchiaio. E questa sempre, è la tradizione dell'Alta Valtellina. Sempre spadellati con burro. Burro, frutto, formaggio e le verdure. Okay. Anche le verdure, adesso tutti mettono, abbinano la verza. Ma in realtà la verdura era quella che trovavi nell'orto. Quindi d'estate più coste, spinaci, fagiolini, l'inverno dopo la prima gelata c'era la verza che durava tutto l'inverno. Okay. Siccome è un piatto invernale, ecco perché abbinano di più la verza. Okay. A mangiare i pizzoccheri d'estate con la verza è un sacrilegio. È un sacrilegio. Ed eccoli qua i famosi pizzoccheri della Valtellina 100% grano saraceno, fatti con formaggio latteria Livigno, patate lesse e verdure, queste qua sono delle verde, cotti insieme ai pizzoccheri per circa una ventina di minuti, poi mantecati con burro fuso e, ripeto, e formaggio latteria. Volendo si può aggiungere un burro fuso aromatizzato all'aglio. Nel 1880 ovviamente non c'era l'aglio, quindi venivano fatti con la cipolla che all'epoca esisteva già. Eccoli qua i pizzoccheri. Fantastici, veramente buoni. Abbiamo visto come si fanno i pizzoccheri con 100% di grano saraceno. Io e Arialdo vi salutiamo. Vediamo alla prossima. Ciao.